Ecco allora, grazie, buonasera, benvenuti a tutti. Sono molto contento di questo invito, vi ringrazio e ringrazio tutti i partecipanti al progetto. Ecco, io mi occupo di comunicazione in generale, comunicazione digitale. Sono, diciamo, dall'inizio mi sono occupato principalmente di comunicazione digitale. E quello che vi farò vedere un po' oggi è capire un po' quali sono le evoluzioni, ma soprattutto i processi che mettono in si possono mettere in campo proprio per creare una buona comunicazione. Siamo in un'era in cui utilizziamo degli smartphone che ci permettono, ecco, di essere connessi con chiunque in ogni parte del nostro pianeta e soprattutto di poter usufruire in maniera molto ampia e diretta di contenuti di vario tipo. In questo caso noi ci interessiamo soprattutto di contenuti di natura culturale, storico-artistica qui e archeologica. Pochissime note sul sottoscritto, io poi mi metto sempre come riferimento di queste tre citazioni, come rappresentazione di quello che un po' è il processo in cui io mi occupo e metto come progetto lavorativo. E soprattutto quello, io sono laureato in lettere con una formazione in archeologia, però poi ho virato, diciamo, direttamente su quelle che sono le tecniche e i processi di valorizzazione del patrimonio culturale. Prima di tutti, proprio su questo tema, ho lavorato per circa 4 anni con la Direzione Generale Valorizzazione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura Italiana, dal 2009 al 2013, occupandomi principalmente proprio di comunicazione digitale e web, quindi come utilizzare questi strumenti per valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del nostro paese, quindi dell'Italia. Ed è importante guardare soprattutto molto lontano, soprattutto quando abbiamo a che fare con il passato, perché come tutti sapete, è la nostra eredità, è un po' il nostro bagaglio di informazioni, che ci dice da dove veniamo e che ci aiuta tanto a vivere oggi, ma soprattutto a guardare a domani. Quindi la visione in questo lavoro è fondamentale, proprio per la natura stessa dell'argomento che trattiamo, quindi proprio del patrimonio culturale, della natura dei contenuti con cui andiamo a lavorare. E soprattutto non dobbiamo perdere di vista il fatto che dobbiamo essere più possibile curiosi, cercare di cavalcare l'onda, di lavorare in maniera molto attuale, quindi capire le dinamiche di cambiamento anche del nostro tempo, proprio per cercare di essere allo stesso tempo, diciamo, precisi, puntuali, ma soprattutto al passo con il tempo in cui viviamo. Quindi è fondamentale da questo punto di vista cercare di lavorare con questo approccio. E perché poi, ecco, adesso vi farò vedere un po' di informazioni anche legate al nostro patrimonio, quindi alle nostre informazioni, ecco, quello che noi abbiamo come storia, eredità del nostro paese, in questo caso dell'Italia. Vado oltre. Allora, questo è quello un po' che noi abbiamo in Italia. Abbiamo a che fare con circa 3.554 musei, di cui una piccola parte è di natura pubblico statale, quindi di gestione del Ministero della Cultura. Tutto il resto è invece in mano, gestito da comuni, province e anche privati. Molti di questi, quindi quasi la metà, cioè poco più della metà, sono di natura artistico-archeologica, quindi espongono reperti archeologici, opere d'arte moderna e contemporanea, quindi hanno questo tipo di esposizione. Vado avanti. Dove inquadriamo un po' la nostra riferimento in termini di valorizzazione e quindi di
promozione del patrimonio culturale. Io parto da questo perché anche a livello normativo l'Italia è avanti da questo punto di vista, proprio perché inserisce già nella Costituzione, nell'articolo 9, il patrimonio culturale, la cultura come bene a disposizione di tutti. Lo dicevo prima, è la nostra eredità e questa eredità va in qualche modo utilizzata, ma nel senso però nobile di questo termine, del termine di utilizzo, non sfruttata come molto spesso viene data come accezione del sfruttamento economico dello stesso. Quindi in questa ottica la valorizzazione consiste soprattutto nelle funzioni che riguardano da una parte la promozione della conoscenza della storia di questi beni, e dall'altra invece la parte di conservazione e quindi di tutela e conservazione, quindi di preservazione per le generazioni future di questi patrimoni. Ed è questo poi il riferimento in cui noi andiamo ad agire con le azioni di comunicazione, quindi di promozione e anche, diciamo, di marketing, perché poi è un tutt'uno. Vi do un altro elemento, visto che parliamo di un progetto comunque di cooperazione, da quello che capisco, quindi che ha a che fare direttamente anche con altri paesi, andando oltre la nazione italiana, l'UNESCO nel 2015, alla sua 38ª conferenza generale, ha dato delle nuove funzioni ai musei. Parlo di musei perché sono istituzioni culturali definite che hanno un loro, diciamo, contenitore, contenuto, quindi un'organizzazione, al pari anche dei siti archeologici che contraddistinguono poi i nostri territori, vale anche per altri paesi del Mediterraneo. E aggiunge a queste funzioni, oltre alla conservazione e alla ricerca, che erano già state definite in precedenti sessioni, anche la comunicazione. Però dice: che cos'è la comunicazione per un museo o un sito culturale? Dice soprattutto che è un'attività che da portare avanti con la collaborazione del pubblico, quindi non un'attività di pubblicità o di messaggio a senso unico, ma di messa a condivisione proprio dei contenuti da far conoscere. Quindi ecco, parliamo proprio di passaggio di conoscenza attraverso le azioni di valorizzazione, ovvero di comunicazione. Ma quali sono oggi le forme di comunicazione che sono previste dalle istituzioni culturali e dai musei? C'è una comunicazione testuale, attraverso quindi il sito web, le didascalie, attraverso i cataloghi, quindi i testi. Una comunicazione simbolica che passa attraverso le immagini, le icone, i segni di direzione e via dicendo. Una comunicazione anche tecnologica, perché già da un po' di anni a questa parte la tecnologia è andata a supporto della conoscenza del patrimonio culturale. Banalmente, le audioguide, no? La possibilità di poter registrare spiegazioni, storie, racconti sul patrimonio culturale che passano proprio attraverso poi una registrazione audio messa a disposizione dell'utente fruitore. E poi una comunicazione verbale che ha a che fare proprio direttamente con quella che è anche la comunità scientifica, quindi con tutto quello che ha a che fare con la produzione di contenuti e di rapporto, di relazioni tra le persone, tra il gestore, in questo caso la comunità scientifica, e di quel museo, di quel sito culturale, e l'utenza. Di cosa noi dobbiamo essere sempre molto chiari e consapevoli? Che quando andiamo ad approcciarci a azioni di comunicazione di musei e siti culturali, dobbiamo guardare sempre a quali sono i nostri obiettivi. Perché?
siamo in quel luogo, che cosa stiamo facendo, cosa deve fare quel luogo per la sua comunità, il territorio di riferimento o magari il mondo intero. Quindi è un primo approccio fondamentale l'analisi della consapevolezza dei nostri obiettivi, che siano specifici ma anche e soprattutto strategici. Dall'altra parte, quindi rispetto a questo, occorre anche conoscere con chi abbiamo a che fare, quindi che cosa c'è di fronte a noi, con chi dobbiamo interloquire e quindi a chi dobbiamo rivolgere i nostri messaggi. E poi, una volta avute queste informazioni, quindi raccolte queste informazioni, scegliere come comunicare, quindi quali sono gli strumenti e i canali che noi possiamo mettere in campo per cominciare a lanciare e condividere i nostri messaggi. Allora, per quello che riguarda soprattutto la politica di comunicazione di un museo, le cose fondamentali sono: politica di marketing, didattica da parte espositiva, l'accoglienza del pubblico e poi soprattutto l'attenzione per chi ha po', diciamo, ha difficoltà di accessibilità sia fisica che anche cognitiva rispetto ai nostri luoghi della cultura. Io metto qui sempre poi queste slide, le lascio a disposizione, vado veloce nella esposizione, però vi volevo far notare proprio la differenza che queste due slide mettono a confronto. La scrittura di questa prima slide, che è una didascalia di questa Venere del Cnido che si trova ai Musei Capitolini di Roma, e dove questa è la didascalia che è scritta oggi ancora, e questo invece è il testo che può essere rappresentato direttamente come un messaggio di conoscenza dell'opera che stiamo guardando. Vedete, questa seconda che cosa fa? Guarda soprattutto a come interloquire con l'utenza e quindi come fare in modo che ci sia un messaggio di ritorno. Infatti, l'ultima cosa che chiede la didascalia all'utenza è: consideriamo ancora un ideale di bellezza ai nostri giorni, riferendosi a quello che è la bellezza di un'opera classica, come questa Venere di Cnido, e come oggi invece è intesa la bellezza femminile. Ecco, cercando quindi di portare il visitatore, il fruitore, in questo caso su un livello di pensiero e di ragionamento che l'opera può instaurare con di quindi il suo fruitore. E veniamo un attimo a noi rispetto a quello che riguarda proprio la parte, diciamo, di comunicazione digitale, che vuol dire che l'insieme di tutte le attività di produzione che vengono messe in campo attraverso le tecnologie digitali, PC, tablet, cellulari, oggi vengono definite come nuova comunicazione e, a differenza di quella analogica, l'utente in questo caso può essere partecipe direttamente di quelli che sono i processi di conoscenza del patrimonio culturale. E questa è un po' l'immagine che mi viene sempre da condividere per cercare di anche di farmi memorizzare questi passaggi. Ormai noi sul web, sui social media, condividiamo la nostra vita, ci confrontiamo con quella degli altri. Il dibattito, che prima era esclusivo di luoghi fisici, è oggi molto facilitato proprio dalla tecnologia, che ha creato una sorta di piccolo grande borgo che non ha confini, quindi che è, diciamo, molto fluido e che ha sicuramente dei lati positivi e anche dei lati negativi, e che vedremo adesso con qualche esempio. Dicevo, quindi è fondamentale in quest'ottica guardare soprattutto a quelli che sono gli asset della comunicazione e la nostra missione, chi siamo, cosa facciamo, qual è la nostra ragione di essere, perché siamo lì. La visione, più verso qual è la nostra visione del futuro della nostra istituzione,
i valori, in che cosa noi crediamo, quindi soprattutto per il patrimonio culturale è un po' condiviso il fatto di voler trasmettere la conoscenza, no, della storia di questi di manufatti, di persone, personalità, di opere d'arte e via dicendo, soprattutto rispetto all'istituzione, far conoscere anche la propria storia. Immaginate cosa dovrebbe rappresentare, cioè cosa dovrebbe raccontare il Museo del Louvre. Senza però avere in mente che cosa è. Quindi invece ecco, è un luogo che oltre ad esporre oggi però una sua storia che ha portato ad esporre oggi quelle opere. Quindi è fondamentale essere anche molto consapevoli di questo e poi soprattutto rappresentare tutto questo attraverso delle immagini, un'immagine, quella che di solito viene vista come logo, come rappresentazione attraverso semplificata di un'immagine. Grafica o comunque di un nome, ho detto il Louvre, per esempio, il logo del Louvre è la scritta Louvre e quindi che è riconosciuta in tutto il mondo. In questo, e finisco la mia parte teorica, che cosa va inquadrato? Va inquadrato in maniera molto precisa il fatto che tutto questo va organizzato secondo un piano di comunicazione che molto spesso manca o per mancanza di competenze o per mancanza proprio di progettualità, perché il piano di comunicazione è un progetto di comunicazione e senza di questo la comunicazione offline, ma soprattutto quella online, quindi quella digitale, non possono esistere perché non possiamo lanciare dei messaggi senza avere un'organizzazione degli stessi. E quindi una definizione della nostra strategia di comunicazione. E il piano di comunicazione ci aiuta proprio a mettere insieme questo. Come vedete, ci sono due blocchi di puzzle, dove da una parte c'è la parte pratica e di progettazione, dove c'è gli obiettivi, il pubblico, i formati, i canali, dall'altra invece la parte di produzione, le relazioni, l'impatto, amplificare gli impatti e soprattutto la misurazione degli stessi per capire poi quanto sia stata efficace l'azione di comunicazione che noi abbiamo messo in campo. Quindi ecco per farvi capire quanto è importante poi creare questo tipo di schema, quindi seguire questo tipo di progetto. Quali sono gli strumenti di comunicazione digitale? Sicuramente sono il sito web, i blog, i social media, social network, le newsletter o le email marketing e poi le applicazioni per mobile. Questi sono gli strumenti principali che noi oggi conosciamo, però ce ne sono tantissimi altri che si stanno mettendo in campo e che stanno sviluppando, diciamo, nuove strategie di comunicazione. Vado avanti su questi dati che poi magari lasciandoveli ve li guardate un po', ma vorrevo essere un attimo un po' più dettagliato su che cosa vuol dire oggi comunicare attraverso i social media. Comunicare attraverso i social media e soprattutto non vuol dire solo informare, ma come abbiamo detto, come ha detto anche l'UNESCO, vuol dire soprattutto interagire. Purtroppo oggi questi mezzi sono sovrasfruttati per alcune mansioni e per alcune competenze, ma non sono ben sfruttati invece proprio per la parte, diciamo, culturale e quindi conoscenza del patrimonio culturale. E soprattutto a livello italiano non esiste un ruolo preciso, professionale, di riconoscimento per chi opera in questo ambito, quindi si occupa di lavorare all'interno proprio della promozione della cultura attraverso, i social media. Che cosa ci permette oggi l'era dei social media? Innanzitutto, c'è una nuova multimedialità. Grazie ai social media, oggi i contenuti, soprattutto culturali, hanno avuto degli sviluppi aggiuntivi. Abbiamo degli esempi in Italia incredibili. Uno di tra tanti avete vicino nella vostra regione, si trova in Puglia, ma il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, nell'ultimo periodo, ha utilizzato le sue collezioni, i contenuti delle sue collezioni, proprio per raccontare e sviluppare un nuovo progetto multimediale, dove multimediale non è più l'accezione di qualche anno fa. Multimediale vuol dire che ha utilizzato multimedia per, diciamo, raccontare le storie del patrimonio culturale e del suo patrimonio. Quindi i podcast, i video,
le video interviste, le grafiche, le infografiche per i social media e via dicendo. Quindi che cosa succede? Che i social media non diventano più un luogo di presentazione di contenuti, ma un luogo dove per poter presentare contenuti si fa anche produzione di contenuti culturali, quindi di nuovo sviluppo di racconto del patrimonio culturale. E quindi che cosa si aggancia a questo ragionamento? Il fatto che si va a sviluppare una nuova esperienza della cultura, che non è più solo la visita museale, ma in questo caso la condivisione dei suoi contenuti. Quali sono i punti un po' a favore della tecnologia e quindi della comunicazione digitale su questo ambito? Innanzitutto, che cosa? Grazie alla tecnologia noi possiamo scandire tre diversi momenti dell'esperienza culturale. Un primo è quello della preparazione. La preparazione vuol dire cercare di lavorare su quello che c'è prima. E per il turista, per il visitatore, andarsi a informare, quindi avere un sito internet dove reperire le informazioni per il visitatore, capire quanto costa il biglietto, come arrivarci, che cosa poter fare, visitare con una guida, con un'audioguida, scaricare dei materiali, portare la famiglia, via dicendo. E poi il durante che ha a che fare con la visita fisica, ma soprattutto anche il supporto della tecnologia per poter usufruire di contenuti aggiuntivi. Oggi una tra tutti è, per esempio, l'utilizzo della realtà aumentata, o magari, soprattutto perché molti oggetti, anzi la maggior parte degli oggetti conservati all'interno dei musei, sono oggetti fuori contesto e quindi la tecnologia può aiutare a ripristinare virtualmente, digitalmente, anzi preferisco usare questo termine, i contesti da cui vengono questi manufatti e quindi dargli restituire delle storie che nella maggior parte dei casi, soprattutto con l'archeologia, ha a che fare con l'antichità classica e quindi con la vita dei nostri antenati. E poi usciti dal museo, tornati a casa o andati, magari se sono dei giovani ragazzi, si tornano a scuola. L'approfondimento, il dopo che vuol dire quindi avere comunque ancora degli strumenti a disposizione per poter approfondire, quindi andare sempre online, andare sui social, seguire, scoprire gli appuntamenti che il museo crea per poter far conoscere sempre di più i contenuti di quella realtà e quindi cercare di portare avanti questo tipo di discorso. Ecco, questi sono. È fondamentale come approccio e va sviluppato in questa maniera. Vado avanti anche su questo, e vi porto un po' di esempi. Allora, io nel mio passato lavorativo, in questo momento lavoro per una società della Regione Campania che si occupa di valorizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania. Come tutte le regioni italiane, beneficiano di una norma, costituzionale che prevede che la valorizzazione del patrimonio culturale è, una materia concorrente dello Stato e quindi, insieme allo Stato, le regioni sono, a disposizione per valorizzare il patrimonio culturale e farlo conoscere tanto ai residenti nelle regioni, ma anche e soprattutto con finalità di tipo di carattere turistico. In passato però, ecco, ho lavorato per il Ministero della Cultura e in più sono stato consulente proprio per le Gallerie degli Uffizi. Il nostro, uno dei musei più famosi al mondo, nonché più famoso in Italia, almeno dei più noti e grandi estesi che abbiamo nel nostro paese, che un po' rappresenta anche la cultura, una cultura diciamo artistica nazionale, e che nel 2016 non aveva ancora una sua presenza digitale. Aveva un sito web di servizio molto poco funzionale,
non era presente con dei profili su, e quindi degli account sui canali social sui vari canali social. Che cosa è successo? Che il cambiamento è arrivato con un nuovo direttore degli Uffizi, ma soprattutto con l'esigenza di lavorare ad un nuovo progetto degli Uffizi, che non era più soltanto la Galleria degli Uffizi, ma un progetto più ampio, si chiama Le Gallerie degli Uffizi, perché da quel momento in poi, con questa nuova direzione, gli Uffizi hanno messo a sistema quattro realtà diverse: Giardini di Boboli, Palazzo Pitti, Corrido Vasariano e Galleria degli Uffizi. Tanto è vero che il nome cambia in Le Gallerie degli Uffizi. Questo progetto, immaginate, importantissimo, soprattutto io ho onorato di aver avuto questa possibilità di lavorare tanto con la direzione, tanto soprattutto ad una sfida importante, era soprattutto in quel caso non arrivare a creare degli account, come molto spesso gli account sotto social, ma cercare di lavorare su un processo di nuova comunicazione delle gallerie degli Uffizi. E io vi faccio questo esempio grande per farvi capire quanto poi in realtà così grandi a volte e spesso purtroppo non ci sono, non ci sono in realtà organizzate. Oggi gli Uffizi, le gallerie Uffizi sono molto ben organizzate, ma non era così. Quindi che cosa è successo? Che ci siamo messi all'opera, dopo 4 mesi di analisi di relazioni con chi lavora e lavorava alle gallerie Uffizi, abbiamo cominciato a ragionare insieme su come presentare gli Uffizi sui social. Pensate che parallelamente era partito un progetto di nuovo sito web delle gallerie Uffizi. E Galleria degli Uffizi aveva anche un altro problema: biglietteria online. Comprare un biglietto online era un problema perché c'erano tantissimi bagarini e il sito ufficiale non offriva questo servizio. Quindi, per farvi capire come poi una realtà così grande, così importante a livello internazionale, avesse molti problemi organizzativi anche da questo punto di vista. Quindi, da una parte si è lavorato al sito web, e quindi ad una nuova identità visiva. Tant'è vero che quello che vedete in questa slide è il nuovo logo delle Gallerie Uffizi con questo claim in inglese, che è The Renaissance Now, che guarda proprio a quello che dicevo prima, alla sua missione, alla sua storia. Siamo il luogo del Rinascimento, ma la rinascita è ora, nel senso che vuole accompagnare il visitatore e fruitore in una nuova rinascita culturale attraverso proprio le sue collezioni. Immaginate, ecco, tutti questi stimoli, doverli racchiudere poi in un racconto, in uno sviluppo di progetto di nuova comunicazione digitale che passasse attraverso i social media. La cosa divertente è che il direttore, venendo da un'esperienza americana, volesse i social media solo in inglese, però ho ricordato che lui era il capo di un'istituzione italiana. Quindi siamo partiti un attimo a dividere la comunicazione dagli italiani agli inglesi, quindi alla lingua straniera. E nel fare l'account abbiamo deciso di sviluppare innanzitutto quello su Instagram, quindi di presentare il museo su Instagram. E l'abbiamo fatto in che modo? Abbiamo scelto una data, oltretutto ricorre tra pochi giorni proprio l'anniversario, siamo partiti il 14 agosto del 2016, dove abbiamo presentato, aperto l'account e con un lavoro di ufficio stampa da una parte, ma soprattutto di relazioni digitali, connettendo il Galleria Uffizi con il Louvre, con il British Museum, con i Musei Vaticani, con il Prado, con Guggenheim e via dicendo, abbiamo creato una festa digitale dei musei, in questo caso i grandi musei internazionali, per dire arrivano anche le gallerie degli Uffizi sui social e racconteranno da oggi in poi le storie del suo patrimonio culturale. Non stiamo qui a dire quanto siamo belli, noi vogliamo raccontarvi le nostre storie, che sono infinite. Quindi un posizionamento nuovo delle gallerie degli Uffizi di apertura al pubblico e di nuovo racconto dei suoi contenuti, quindi sviluppando totalmente un nuovo registro, diciamo, di comunicazione.
Parallelamente a questo abbiamo anche aperto l'account Twitter alla stessa modalità, soltanto poi con l'arrivo della pandemia, per un'esigenza tecnica legata soprattutto alla pubblicazione di video, siamo arrivati ad avere anche un account Facebook. Quindi ecco, per farvi capire come piano piano ho completato, non è stato un'esigenza, diciamo, immediata di dover essere dappertutto e in ogni modo, no. In maniera ragionata, immaginate, o comunque una realtà così grande, ha cominciato piano piano ad essere presente e a raccontare la sua presenza. Ed è fondamentale questo, non può essere tutto e subito. Ma perché? Perché il pubblico va accompagnato e se non abbiamo da una parte i mezzi, ma soprattutto le persone che possano lavorare a questi contenuti e soprattutto a svilupparli, persone formate, informate e soprattutto in qualche modo che rientrano in questa nuova forma di comunicazione, cercare di sviluppare questo tipo di attività. Ok, quindi per farvi capire un attimo, vi ho portato questo grande esempio proprio per portarvi direttamente su una realtà riconosciuta a tutti che oggi ha anche qualche mese fa ha aperto anche il suo account TikTok, su quello non sono io l'autore, però ecco, ha cominciato a raccontarsi, a coinvolgerle, coinvolgere anche diversi pubblici attraverso i social media e lo fa sempre raccontando delle storie, ok? Quindi gli Uffizi hanno scelto di essere presenti sui social raccontando le storie, non informando le persone, ma vogliono raccontare le storie dell'arte italiana. Ok, per darvi una modalità. E vengo anche dal posto in cui lavoro. Immaginate questa società della Regione Campania, una società tecnica che si occupa di valorizzazione, che da più di 15 anni si occupa di valorizzare il patrimonio culturale e che non ha comunque una sua presenza e una sua comunicazione digitale. Che cosa è successo? Che arrivando abbiamo innanzitutto fatto due tipi di lavori. Un lavoro che era quello di restyling in generale dell'identità visiva, tirando fuori il colore, rifacendo, ritoccando il sito del logo e rifacendo il sito web. Ma non abbiamo rifatto il sito web perché non ci piaceva, abbiamo fatto il sito web perché abbiamo detto che questa società deve essere sempre di più di posizionamento, cioè di riferimento per il patrimonio culturale nella nostra regione. Quindi sempre di più dovrà essere un portale di informazione e di disseminazione di contenuti e quindi della conoscenza del patrimonio culturale della regione Campania. E infatti oggi, ormai dopo quasi 5 anni, ci ritroviamo ad aver fatto un bel po' di cose che sono state raccontate attraverso i social media in maniera anche molto diversa e differente. Vi dico soltanto un dato: nel 2020, per effetto della pandemia, degli account di una società che si chiama SCABEC, quindi Società Campana Beni Culturali, che è l'acronimo della società, abbiamo raggiunto più di 1 milione di persone attraverso i nostri canali social, che per noi è stato un traguardo incredibile. Perché? Perché abbiamo lavorato, o meglio, abbiamo progettato direttamente online le attività che purtroppo per effetto della pandemia non potevano essere fatte dal vivo, ma non abbiamo trasposto le cose dal vivo, le cose in presenza online. No, abbiamo creato da zero contenuti e attività solo e unicamente per l'online. Ve ne dico una su tutte. Non si potevano fare visite guidate, non si poteva entrare in un museo, molti musei sono stati chiusi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato delle lezioni online con i curatori e i direttori dei musei della Campania, che non erano delle lezioni, era un viaggio virtuale. Abbiamo messo a disposizione le nostre competenze per sviluppare dei PowerPoint, utilizzando Google Maps e altri strumenti messi a disposizione da Google Arts and Culture, per raccontare le storie e le collezioni dei patrimoni della nostra regione. Oltretutto, la cosa divertente, l'abbiamo fatto in un orario non di visita solita del museo, ma di sera alle 9 di sera, in concorrenza con la televisione, in concorrenza con le piattaforme di streaming e via dicendo. Noi siamo andati oltre questo e
E ogni sera che attivavamo questa modalità attraverso la piattaforma Google Meet, quindi come oggi noi stiamo seguendo questo webinar, 100 persone per volta seguivano queste visite guidate virtuali attraverso le parole dei curatori, i racconti dei curatori o dei direttori dei musei, della Campania. Un modo diverso di conoscere il patrimonio, un invito poi alla riapertura, nel momento in cui ci fosse stata la riapertura, ad andare a scoprire poi da vicino, a toccare con mano quello che vedevano attraverso le slide, le storie che venivano raccontate. È solo una delle modalità, ecco, però questo l'abbiamo proprio pensata in maniera diversa, non pensavamo di fare una visita guidata, abbiamo pensato di fare che cosa? Quello che veniva semplice a tutti in quel momento, fare un webinar. Però l'obiettivo era raccontare le storie delle collezioni di quei siti culturali, di quei musei, per farvi capire un attimo come poi, ecco, può essere in qualche modo riformulata l'attività di comunicazione, in questo caso di conoscenza del patrimonio culturale. Vi do qualche altra informazione perché poi vorrei lasciarvi anche un po' di domande. Però anche in questo caso, qui metto un esempio tra tutti, questo è l'anno di Procida, capitale italiana della cultura, è qui in Campania, qui di fronte a Napoli, e noi abbiamo curato la comunicazione della candidatura sotto la comunicazione digitale e in quel caso, la comunicazione social media, in quel caso abbiamo riscontrato una forte attenzione per un posto piccolissimo, un paese. Su un pezzo di terra in mezzo al mare, che però da un momento all'altro è diventato un luogo di riscoperto, riscoperto, e i social hanno aiutato tantissimo ad arrivare in luoghi dove non si pensava di poter arrivare. Cioè, noi abbiamo avuto feedback dalla Corea, dal Sud America, di persone che erano affascinate dall'idea che un'isola potesse diventare la capitale italiana della cultura, come un borgo, no? Anche dell'entroterra, perché poi Procida, al pari di un piccolo borgo anche dell'entroterra italiano, ha questa caratteristica di piccolo paese, in questo caso isolato dal mare. E lì l'azione della cultura che non isola ha avuto il sopravvento, e tanto è vero che ha creato connessioni con tutto il mondo, e la comunicazione in questo è stata fondamentale proprio per portare la conoscenza di questo progetto, che altrimenti rimaneva, diciamo, rinchiuso a livello locale. E io chiuderei con questa definizione. Qual è il punto? Uso sempre questa immagine, è di un artista turco, un artista digitale turco, che ha voluto divertirsi con il nostro David di Michelangelo. Guardate, l'immagine è molto esaustiva per quanto mi riguarda, perché il David ha sempre così questo suo sguardo verso fiero, verso lontano, dopo aver lì pronto la sua fionda. Intanto c'è un bambino che sta per toccargli la mano, perché è innocente e pensa che sia una cosa normale. Ok? Immaginate oggi chi è nativo digitale e che non si fa tutti i problemi che noi ci facciamo nell'utilizzo di questi strumenti. E poi due persone lì che guardano questa scena, in qualche modo rimangono un attimo fermi, sbigottiti, nel dire: oddio, si è mosso. Non è più stante, non è più in piedi. E che cosa sta accadendo? Ecco, noi dobbiamo essere un po' come i bambini, perché come quel bambino, cercare il più possibile di essere innocenti, di approcciarci a questi strumenti in maniera costruttiva da una parte, ma anche un po' di lasciarci prendere dalla mano, perché è fondamentale guardare alla comunicazione digitale con una buona dose di curiosità, proprio per cercare di sperimentare, e ce lo permette, certamente è logico, non dimentichiamo che lo stiamo facendo per un'istituzione, per un museo, per una rete museale, per una serie di istituti o iniziative che hanno una loro reputazione, che quindi è fondamentale mantenere. Io non so adesso se ci sono delle domande, io ho cercato un attimo di guardare un po' al panorama. Ci sarebbe tantissimo da dire, però non potevamo risolverlo in un'ora. Però ecco, è fondamentale questo che vi ho raccontato, di come l'approccio, proprio come avvicinarsi a questi strumenti, non essere da una parte
un po' distaccati o comunque con avere paura, ma soprattutto guardarli come un'azione di progettualità, quindi di proiezione, perché progetto poi viene da questa parola, la proiezione, di quello che poi vogliamo essere, o meglio, come vogliamo che quell'istituzione possa crescere e anche farsi conoscere, soprattutto farsi conoscere. Io nel frattempo volevo chiedere, visto che sono stati più volte citati i dati della pandemia, se questo gap che c'è stato, cioè c'è un prima e un dopo, ho visto che ha portato molti enti a sperimentare cose nuove, però ho visto anche che molti sono rimasti indietro e come se volessero ritornare al pre-COVID, come se non fosse successo niente. Io penso che non si possa più fare questa cosa, cioè bisogna comunque pensare sempre al doppio binario reale e digitale, anche se è più difficile, più complesso. Non so lei cosa ne pensa. Sì, è fondamentale, sai cosa? Perché non possiamo più prescindere da questo, tant'è vero che adesso molte riunioni si fanno solo online, anzi a volte se ne fanno anche troppe, ormai abbiamo Sì. preso questa abitudine e non si può più prescindere dall'azione digitale. Tant'è vero che dal punto di vista, per esempio, dell'acquisto del biglietto, no? Per accedere a qualcosa, se prima magari si pensava di andare al museo oppure di farlo fisicamente, oggi la prima cosa che viene in mente di fare è quella di guardare online. Quindi già questo ha cambiato un po' l'approccio. Il problema è che l'approccio è lento, il processo è lento, la pandemia ha accelerato determinate cose. Certamente il problema sta anche nelle istituzioni. Magari ecco lì l'esasperazione della chiusura di molte istituzioni culturali le ha portate a stare sui social soprattutto e a fare overproduzione di contenuti. Per esempio, noi non eravamo in questa condizione perché lo facevamo già prima, ci siamo anzi, eravamo pronti perché già producevamo contenuti per il digitale, per i social, come anche le gallerie degli Uffizi hanno dovuto fare anche altro. Molti però invece che non c'erano, hanno detto allora ok, apriamo l'account. Finita la pandemia, riaperti i battenti dell'istituzione culturale, non hanno più gestito o comunque mantenuto quella comunicazione. Ed è un male, non va bene. Cioè, se si decide di farlo, lo si deve mantenere, piuttosto a quel punto chiudere i canali, perché si dà anche un'immagine poco professionale, ok? Perché è uno strumento ormai di comunicazione ufficiale, non può prescindere. E quindi o si sceglie di starci o è meglio non starci. Non per periodi temporanei. Magari si sceglie di fare un progetto online, magari non si chiama l'account col nome del museo, ma si fa un progetto che magari ha una durata e quindi con una fine e via. Si fa un archivio e può essere. Cioè, le modalità sono queste. E tutto è una questione di progettazione sostenibile, ok? Quindi sia dal punto di vista delle forze interne, ma anche e soprattutto nella visione di quello che si vuole fare. Chiede se sono previste all'interno del PNRR degli investimenti per costruire, rilanciare e valorizzare il patrimonio digitale dei beni culturali. Cioè se sono state fatte, eccomi, degli investimenti specifici proprio per questo ambito, se sono previsti nelle varie azioni che appunto sono state messe in campo. Allora, sì, parlo anche per quelle che già ho visto emanate. Ci sono delle linee soprattutto legate alla digitalizzazione del patrimonio culturale. Ok, tant'è vero che il Ministero è partito già su questo, il Ministero della Cultura, e un po' meno sulla disseminazione. Quindi però immagino che nella parte di digitalizzazione ci sarà sicuramente tutta una parte finale che dovrà prevedere poi l'utilizzo di questi elementi digitalizzati, di questi oggetti digitali, perché poi alla fine parliamo di questo, che dovranno in qualche modo essere fruiti, perché se no rimarranno lì in un archivio digitale non fruiti. Ci sono, cioè, anzi, sulla transizione ecologica e sulla transizione al digitale c'è veramente tantissimo, e soprattutto anche sulle infrastrutture degli stessi musei. Il punto è che però molti di questi sono anche collegati alla progettazione degli stessi realtà museali che devono fare. E realtà grandi, per esempio, come il Museo di Capodimonte qui a Napoli, lo ha già fatto. Altre invece magari hanno meno possibilità di avere un progettista a portata di mano e quindi di Non avere le difficoltà intercettano. di intercettare questo tipo di risorsa economica.
questo, però ci sono. Comunque lì c'è un sito adesso non ricordo bene il sito comunque della governo. Vediamo adesso con la nuova che cosa accadrà. Però ecco, c'è un sito del governo dove ci sono riferimenti con tutti quanti le fonti di finanziamento del PNRR. Capito, grazie. Io credo che quello che manca appunto siano le professionalità nei vari enti e nelle varie realtà che possano realizzare questi progetti a vario, di ampio spettro e quindi spesso l'ente che non ha una professionalità che si possa occupare a tempo pieno o con una certa progettazione di queste strategie di comunicazione rimanga penalizzato e quindi abbia magari un patrimonio bellissimo, meraviglioso, ma che non viene comunicato perché non è possibile garantire un piano di comunicazione non solo sui social, ma anche banalmente un buon sito internet o una buona newsletter, Il non so, punto è anche proprio partendo questo. dalle basi. Sì, il problema è avere professionisti che possano effettivamente dare una mano su questo. E, purtroppo non è facile, un po' per mancanza di risorse, un po' anche mancanza di competenze. Okay? Ma competenze proprio di chi gestisce, non di competenze comunicative, competenze di chi gestisce che non sa dove mettere mano e come gestire il sistema. Okay? Perché un bravo manager, chiamiamolo così, o comunque direttore, ha in sé anche la capacità di poter individuare qualcuno che si occupa di comunicazione e marketing e quindi affidargli il compito di costruire in maniera Organica. ragionata, ecco, sì, organica l'attività di comunicazione e l'infrastruttura comunicativa di un'istituzione culturale, che, ripeto, è fondamentale, perché senza di quella io oggi posso decidere ancora di poter scrivere lettere a mano. Però è una decisione che posso fare io, però lo devi decidere, non devi lasciarlo al caso. Come fai? Ah, vabbè, sì, abbiamo gli account, poi vediamo domani, forse pubblichiamo una cosa. È un po' Il vero questo problema è la anche. mancanza Sì, di sì. pianificazione, di progettazione di questi nuovi strumenti che chiaramente possono essere utilizzati a tutto vantaggio della promozione del nostro meraviglioso patrimonio culturale.